Prostrato a terra davanti alla croce, così Papa Francesco nella Basilica di San Pietro celebra la passione di Cristo. Nel sacrificio di Gesù, dice padre, canta la messa, la morte e il male sono vinti per sempre. E stasera al Colosseo la prima Via Crucis guidata da Papa Francesco, nel TG anche il videomessaggio di auguri pasquali registrato dal Cardinal Bergoglio prima di partire per il conclave. Il PD al Quirinale, ultima consultazione del presidente Napolitano, sì del PDL a un governo di coalizione anche a guida Bersani, mentre i 5 Stelle dicono no a esecutivi guidati da altri. Si è risvegliata la donna che 2 settimane fa partorì in coma. Come sta mia figlia? Queste le sue prime parole. Nel TG anche la storia di 2 genitori che da 13 anni accudiscono la figlia in stato vegetativo. Cala ancora l'inflazione, mai così bassa da 12 anni. Dietro la frenata dei prezzi, il crollo degli acquisti. Le famiglie comprano sempre meno e intanto si attende la stangata di luglio con l'aumento dell'IVA. Buonasera, buonasera e bentornati a TV 2000. Bentrovati a tutti i nostri telespettatori. E allora, come avete visto dalle immagini che ci hanno preceduto, si è conclusa poco fa nella Basilica di San Pietro la celebrazione della Passione del Signore, presieduta da Papa Francesco. Primo rito del Venerdì Santo alle 21:15, poi migliaia di persone parteciperanno, come da tradizione, alla Via Crucis al Colosseo, al termine della quale il Pontefice parlerà ai fedeli ed impartirà la benedizione. Allora, colleghiamoci subito con il Colosseo, dove per noi c'è Fabio Bolzetta. Fabio, raccontaci questa attesa. Sì, Clara, buonasera a tutti dal Colosseo, qui dove tra poco meno di 2 ore per la prima volta Papa Francesco presiederà il rito della Via Crucis. Tutto è pronto, centinaia di persone già da ore, vi possiamo testimoniare, che hanno preso posto per assistere a questo importante avvenimento, questa importante celebrazione del Venerdì Santo. Papa Francesco presiederà il rito, non porterà la croce, ma la seguirà, la attenderà e subito dopo prenderà parola. Ma anche egli ascolterà le meditazioni che quest'anno per la prima volta sono state affidate ad alcuni giovani libanesi, anche questo un frutto della continuità, segno anche del viaggio apostolico di Benedetto XVI in terra libanese nel settembre scorso. Meditazioni queste che guardano la difficile situazione di cristiani in Medio Oriente, redatte sotto la guida della patriarca Bechara Boutros Rai. Ma a portare la croce sarà i rappresentanti del mondo intero, e infatti dall'Africa agli Stati Uniti, ma anche dall'Asia all'Europa. Saranno circa 22 persone, tra loro alcuni seminaristi cinesi, ma poi ci saranno anche delle religiose dalla Nigeria e ancora dal Libano, dei rappresentanti dell'Unitalsi e ancora dei giovani, segno di comunione con la croce della giornata mondiale della gioventù. Ma torniamo a questo pomeriggio che abbiamo convissuto insieme, cuore importante di questo Venerdì Santo, con le celebrazioni nella Basilica Vaticana, come ci racconta Cristiana Caricato, con l'adorazione della croce da parte del Papa. Prostrato a terra, azzerato nell'immobilità della Basilica Vaticana, colto dal silenzio interminabile che avvolge il cosmo dopo la morte in croce di Cristo. È l'immagine forte con cui si apre la celebrazione della Passione del Signore, la liturgia della parola che ripercorre il racconto evangelico della crocifissione di Gesù, secondo l'Apostolo Giovanni. Nel giorno del dolore il Vescovo di Roma tace. A tenere l'omelia il predicatore della Casa Pontificia, Padre Raniero Cantalamessa, che parla del Triduo Pasquale come del vertice dell'anno della fede, il momento in cui viene sigillata l'eterna alleanza tra Dio e l'uomo attraverso il Calvario e la resurrezione di Gesù. Sono già cominciati i cieli nuovi e la terra nuova. Nonostante tutte le miserie, le ingiustizie, le mostruosità esistenti sulla terra, in Lui si è inaugurato già il definitivo ordine del mondo.
La morte non è più un muro contro cui si infrange la speranza umana, ma un ponte verso l'eternità. E la croce, segno di scandalo e pazzia per i non credenti, è allo stesso tempo strumento di unione che spinge all'evangelizzazione. Padre Cantalamessa cita l'ebreo Kafka e il racconto del messaggero imperiale che raccoglie il segreto dell'imperatore morente per portarlo ai confini del mondo tra detriti e labirinti, per descrivere una chiesa che ha nell'annuncio il suo senso più profondo, non propaganda o conquista, ma dono di Dio attraverso suo figlio che raggiunge le creature più bisognose della sua misericordia, superando i muri divisori a partire da quelli che separano le varie chiese cristiane tra di loro, l'eccesso di burocrazia, i residui di cerimoniali, le leggi e le controversie passate. Nell'Apocalisse Gesù dice che sta alla porta e bussa. A volte, come ha osservato il nostro Papa Francesco, non bussa per entrare, ma bussa da dentro perché vuole uscire. Uscire verso le periferie esistenziali del peccato, del dolore, dell'ingiustizia, dell'ignoranza, dell'indifferenza religiosa, di ogni forma di miseria. Poi le voci di Papa Francesco e del diacono si alternano per chiedere a Dio unità e pace per la Chiesa, perseveranza nella fede, grazie per tutti i fedeli. Si prega per gli ebrei, non credenti e non cristiani, per i governanti e gli afflitti, prima dell'adorazione della croce, atto culminante del rito. E se siamo in grado di conoscere alcuni particolari del rito di questa sera, ma anche delle celebrazioni della Santa Pasqua di domenica prossima, lo dobbiamo ad un incontro con la stampa del direttore della Sala Stampa Vaticana, padre Federico Lombardi, il quale però ha anche dato nota di alcune attività di ieri che hanno riguardato il pontefice. Perché? Perché subito dopo la messa del Crisma, infatti, Papa Francesco ha telefonato a Benedetto XVI in segno di comunione dopo l'incontro con tutta la comunità sacerdotale, ma non è finita qui, perché Papa Francesco ha deciso anche di pranzare insieme a 7 dei sacerdoti presenti, tra cui anche un sacerdote disabile, 7 sacerdoti tutti impegnati nel segno della carità, come ci racconta Paolo Fucili. Tradizioni rispettate nel segno dell'austera semplicità che è lo stile liturgico di Francesco. Così trascorre il triduo pasquale, iniziato ieri con la messa in cena Domini nel carcere minorile di Roma. Prossimo appuntamento stasera al Colosseo, incomparabile scenario della Via Crucis in mondovisione, con meditazioni scritte quest'anno da giovani del Libano. Celebrazioni cariche di simboli, storia, suggestioni sono quelle di queste ore. La veglia del Sabato Santo, ad esempio, con la benedizione del fuoco all'ingresso in San Pietro, illuminata da decine di fiammelle. 4 giovani da Italia, Albania, Russia e Stati Uniti riceveranno dalle mani di Papa Bergoglio i sacramenti dell'iniziazione cristiana, battesimo, cresima ed eucarestia. Le letture saranno più semplici e brevi. Per semplificare e non prolungare troppo le liturgie più solenni, Papa Francesco ha già mostrato del resto di prediligere processioni offertoriali brevi e l'Eucaristia distribuita da concelebranti e diaconi. Neppure lo si è mai sentito finora intonare un canto, non avendo una voce particolarmente sonora, come è spiegato oggi in sala stampa vaticana. Domenica mattina, invece, in piazza San Pietro, addobbata dai fiorai olandesi, c'è la messa del giorno di Pasqua con benedizione urbi et orbi ed auguri di solito in 60 lingue circa. Magari dirà solo buona Pasqua, ma dovrebbe farle tutti, è la previsione, sebbene mercoledì abbia lasciato ad altri speaker le lingue diverse dall'italiano. Evidentemente perché lui non ritiene il caso, o per motivi di preparazione o di fatica. Atteso domani pomeriggio da Torino un videomessaggio papale per l'insolita ostensione televisiva targata Rai della Sindone. Tra gli auguri già arrivati in Vaticano, infine, ci sono quelli del Quirinale. L'Italia, ha scritto al Papa il presidente Napolitano, affronta un cruciale ricambio democratico ai vertici delle sue istituzioni. C'è bisogno di forza e coesione per raccogliere l'universale messaggio pasquale di rinascita e speranza. Allora, questa sera ringraziamo il collega Fabio Bolzetta. Questa sera grande attesa per la Via Crucis, le cui meditazioni saranno lette durante, appunto, al Colosseo, durante la Via Crucis, sono il frutto del lavoro di un gruppo di giovani libanesi guidati dal loro cardinale. Un lascito questo di Benedetto XVI a Papa Francesco, ma ce ne parla Maurizio Dischino.
Dal Colosseo le voci e le meditazioni dei giovani libanesi si leveranno insieme a quella del Papa Francesco per consolare e fortificare soprattutto i cristiani del lacerato Medio Oriente, affinché ovunque in ogni contesto siano testimoni dell'amore universale. I cristiani infatti, dalla Terra Santa alla Siria, da anni stanno vivendo una via crucis silenziosa, come fa notare dal Libano un vescovo salesiano da 65 anni missionario in Medio Oriente, soprattutto in Siria. Gesto bellissimo che dà coraggio, rappresenta una speranza per questi paesi, perché vuol dire che loro, i cristiani di qui, sentono che la Chiesa è vicina, che il Papa è vicino, è solidale con loro, partecipa alle loro sofferenze, dà loro voce per esprimere quello che hanno nel cuore. In questo momento i giovani libanesi come si sentono, sapendo che dei loro coetanei stanno per levare la loro voce dal Colosseo insieme a Papa Francesco? Penso che resterà al fondo, resterà una voce che invita alla speranza, che non tutto finisce con questa morte apparente delle chiese cristiane in Medio Oriente, ma che da questa morte si può passare alla risurrezione. E allora grazie ai colleghi per tutte le notizie, per i servizi, ma restate con noi perché tra poco nel corso del TG vi faremo ascoltare l'augurio per la Pasqua registrato a Buenos Aires dall'allora arcivescovo Bergoglio, proprio poco prima di partire per il conclave. Veniamo allora alla pagina politica. Al Quirinale sono in corso le consultazioni del presidente Napolitano con i partiti per capire se ci sarà la possibilità di dare un governo al paese. Allora colleghiamoci con il Quirinale, dove c'è Augusto Cantelmi. Augusto, quali sono le novità di questa giornata? 8 consultazioni in 7 anni, pensate, 8 consultazioni in 7 anni per Giorgio Napolitano, ma l'ultima, questa rischia di essere la più difficile di tutti, e ogni partito infatti resta arroccato nella sua posizione. Il PDL ha ribadito un sì secco ad una larga coalizione con Bersani, con anche Bersani leader, ma sentiamo il leader del centrodestra Berlusconi e poi quello della Lega Maroni. Noi eravamo e siamo ancora disponibili a dare vita a un governo di coalizione cui partecipi il Partito Democratico, il Popolo della Libertà, la Lega e Scelta Civica. Per quanto riguarda i contenuti dell'azione di governo, siamo disponibili ad incontrarci con le altre forze politiche e ad esaminare nel dettaglio quali sono i provvedimenti urgenti che si impongono per quanto riguarda la difficilissima situazione dell'economia. Noi siamo disponibili a sostenere un governo di coalizione, ma non un governo politico che dia risposte, ma non un governo tecnico. Siamo stati contro il governo Monti, figuratevi se arriva un altro governo di questo tipo, meglio, mille volte meglio le elezioni. Anche Scelta Civica di Monti è per una larga coalizione, SEL di Vendola invece è per un governo Bersani. I grillini invece dicono no ad un governo politico, no ad un governo tecnico, no ad un governo pseudotecnico e forse molto lontano sia ad un governo del Presidente, ma c'è da capire, anche perché Grillo subito dopo ha sparato contro tutti e tutti. Ma ascoltiamo le parole del capogruppo al Senato, Vito Crimi. Siamo disponibili a formare un governo a 5 Stelle e quindi rilanciamo questa, abbiamo rilanciato al Presidente Napolitano questa opportunità. È un governo appunto a 5 Stelle che possa immediatamente avviare alcune iniziative legislative, quali l'introduzione del reddito di cittadinanza, rilanciare le piccole e medie imprese e tagliare i costi della politica. Ribadiamo la nostra determinazione a non accordare la fiducia a governi politici o pseudotecnici.
In questo momento in corso il colloquio più importante è quello tra Napolitano e i rappresentanti del PD, non c'è Bersani, poi la palla torna nelle mani del capo dello Stato, il quale secondo alcune indiscrezioni potrebbe anche dimettersi in anticipo rispetto alla scadenza del mandato per far eleggere un nuovo Presidente della Repubblica, quindi sciogliere le Camere e andare al voto, ma queste sono solo indiscrezioni, ne sapremo di più nei prossimi collegamenti. A voi studio. Grazie ad Augusto, continueremo a seguire le novità della politica e proprio sul difficile momento che stiamo vivendo, che sta vivendo il nostro paese, è intervenuto anche Monsignor Mariano Crociata, il segretario generale della CEI, che ha sottolineato come sia giunto il momento di smettere i giochi di ruolo, altrimenti, ha detto, si corre il rischio che per difendere l'interesse di una parte la nave vada a picco. Serve una soluzione politica, ha affermato, provvisoria per quanto si voglia, capace di far uscire il paese dalle secche. Parlando poi del Papa, Monsignor Crociata ha sottolineato come con questo Papa il mondo intero, con le sue periferie, irrompe nella nostra esistenza e ci dice che non è più tempo di tardare, di crogiolarsi, ma è il tempo di svegliarsi. Bene Clara, cambiamo decisamente argomento, andiamo all'economia, le famiglie comprano sempre di meno e i prezzi frenano e così anche l'inflazione rallenta. A marzo il costo della vita si è fermato ai minimi da 12 anni, vediamo allora con Giorgio Schiavoni che cosa significa tutto questo per la nostra economia e per le tasche delle persone, per le nostre tasche, vediamo. Dimezzata in sei mesi, l'inflazione in Italia continua la sua frenata e a marzo, con il sesto calo consecutivo, è ai minimi da oltre 12 anni. Più 1,7%, questa è la stima preliminare dell'Istat. A settembre eravamo al 3,2%. Che sta succedendo? Due sembrano le ragioni principali di questo crollo. Da un lato, le famiglie comprano sempre meno ed è quindi inevitabile che i prezzi crescano in misura inferiore al solito. Dall'altra, i prezzi energetici sono stabili e quindi i carburanti hanno smesso di salire. Per quanto durerà? Per poco, dicono le associazioni dei consumatori. L'aumento dell'IVA al 22%, previsto a luglio, infatti, vanificherà in buona parte questo rientro virtuoso dell'inflazione che aveva fatto risparmiare alle famiglie oltre 500 euro. E in quegli stessi giorni, all'inizio dell'estate, con l'acconto dell'IMU e l'introduzione della TARES, la nuova tassa sui rifiuti, le tasche degli italiani si potrebbero davvero svuotare, secondo la Confcommercio, con un ulteriore danno alla spesa. Il carrello della spesa, per l'appunto, composto dai beni che si acquistano quotidianamente, a marzo è cresciuto solo del 2%, un valore perfettamente fisiologico in un'economia normale. Questo purtroppo non è il caso dell'Italia, dove molte famiglie stanno cambiando le loro abitudini alimentari, riducendo i consumi di carne e pesce, per risparmiare un po' e per i pasti delle feste pasquali. Spenderanno addirittura il 10% in meno dell'anno scorso. Una buona notizia è via libera per il bonus bebè per le madri lavoratrici, dipendenti o libere professioniste. Alessio Aversa ci spiega le modalità per ottenere le agevolazioni e quali sono le mamme che ne hanno diritto. 300 euro al mese per un massimo di 6 mesi, a condizione che si rinunci al congedo di maternità facoltativo. Il bonus bebè previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro e valido per il triennio 2013-2015 prevede l'erogazione del contributo esclusivamente subordinato al pagamento delle spese per i servizi per l'infanzia. Parliamo dell'asilo o dell'assistenza a casa. Il periodo si intende non superiore ai 6 mesi, da sfruttare solo nel primo anno di vita del bambino. L'INPS fa sapere che provvederà direttamente al pagamento della retta per le strutture pubbliche. Dunque, le mamme che accetteranno di mandare i propri figli al nido autorizzeranno un accredito da parte dell'ente sul conto della struttura pubblica scelta, mentre per le mamme che decideranno di avvalersi di un servizio privato, parliamo della babysitter, si utilizzerà il meccanismo dei voucher da ritirare in formato cartaceo presso le sedi INPS di competenza. La somma è identica, ma come fare domanda? Per accedere al contributo sarà necessario andare sul sito dell'INPS, indicando se usufruire del pagamento diretto o del voucher, del numero di mesi di rinuncia del congedo parentale insieme con una dichiarazione ISE, quella relativa all'anno precedente. Resta attivo per maggiori informazioni il contact center dell'INPS INAIL, completamente gratuito da telefono fisso, questo è il numero 803164, mentre per il cellulare il numero è 06 164 164.
E parliamo ancora di mamme, lo chiamano già il miracolo di Pasqua. Ha ripreso conoscenza Ivana Greco, la 33enne che a Catania il 16 marzo scorso in stato di coma ha dato alla luce una bimba con parto cesareo. Ieri mattina la signora Greco si è risvegliata e ha scambiato qualche parola con il primario della rianimazione. Ha chiesto notizie della sua piccola Rebecca Maria, alla nascita pensate pesava solo 1,5 kg ma è già fuori pericolo, che però non ha potuto ancora vedere né abbracciare. Le condizioni di Ivana restano comunque gravi e la prognosi è sempre riservata. Adesso in Lombardia per raccontarvi la storia di Moira, una donna in stato vegetativo causato da un arresto cardiocircolatorio durante la gravidanza, da 13 anni accudita dai suoi genitori. Vediamo. È l'amore che ci fa fare certe cose e poi in fin dei conti se sono figli come si fa a rinunciare ad accudire i figli? E così accade ogni giorno da 13 anni nella casa di Nova Milanese dove vive con i genitori Faustino e Giovanna Moira, una giovane madre che una drammatica notte del lontano gennaio 2000, ormai al termine della gravidanza, ebbe un arresto cardiocircolatorio, perse la bimba che portava in grembo e fu ricoverata in coma. Fu dimessa 5 mesi dopo dall'ospedale con la diagnosi di irreversibile stato vegetativo e il consiglio ai genitori di ricoverarla in una struttura specializzata con la prospettiva di soli 2 anni di vita. Invece i genitori la portarono a casa e da allora, da 13 anni, la accudiscono. Comunicare si comunica con fargli le carezze, baciarla, abbracciarla, solleticarla. Noi non abbiamo avuto nessuno che ci abbia dato una mano in casa nostra a fare qualche cosa. Se si ha l'amore di genitori si ha una forza. Se poi aggiungiamo che Dio c'è e ci aiuta veramente tanto, la fede, l'amore, credere e accettare tutto quello che capita, perché se uno non accetta, non crede, non vede. Grande testimonianza. Torniamo ora a Papa Francesco. Prima di partire per Roma per partecipare al conclave, l'arcivescovo di Buenos Aires aveva registrato il suo messaggio pasquale per i fedeli argentini. Grazie alla collaborazione con Canale 21, la TV della sua diocesi, vi proponiamo in esclusiva le riflessioni di Papa Francesco. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Él la dio por nosotros, por vos, por mí. La recuperó y nos acompaña con su vida plena. Déjate acompañar por Él. Te quiere. Pascua es Jesús vivo. Allora, prima di salutarvi vi ricordiamo l'appuntamento alle 20:30 che con Giuseppe Caporaso ripercorreremo tutta la settimana santa, i riti della settimana santa, quindi poi alle 21:15 all'incirca lì la grande Via Crucis dal Colosseo con Papa Francesco, tutto questo sempre su TV 2000. Buona serata a tutti, grazie di essere stati con noi, arrivederci.